Tutti gente, bambini, bambine, chi mi sta guardando. Come potete vedere alle mie spalle c'è tutta la mia collezione di videogiochi di Skylanders. Non so se riuscite a vederli bene. Anche qui, questa è tutta roba, tutta di Skylanders, tutti i miei personaggi. Che ve li farò vedere bene, con un po' di calma, perché sono tantissimi. Come potete vedere, sono stracolmo di videogiochi di Skylanders di tutte le versioni, ce n'è veramente per tutti i gusti. La Dark Edition di Skylanders Web Force, le versioni Dark sempre di Skylanders Super Chargers per Nintendo Wii e per PlayStation 3, mentre per Wii U ce l'ho in edizione normale, Super Chargers, non so se si riesce a vedere qui. È sempre normale, ce l'ho per Nintendo 3DS, per Xbox One. Di altre versioni ce l'ho questa, Skylanders Gens per PlayStation 3. Ce l'ho anche per Nintendo 3DS. Il primo Skylanders, cioè questo per me rimarrà sempre il migliore. È per PlayStation 3. Poi Skylanders Web Force per Xbox One. Ovviamente l'ultimo gioco non mi poteva mancare, eh. L'ho pagato a prezzo intero, 70 euro, ma li è valsi tutti quanti. Mi è piaciuto molto. E ho recuperato pure un sacco di action figures, specialmente queste qui, che non potevano veramente mancare nella mia collezione. Dai. Qualsiasi fan di Crash Bandicoot che si rispetti le deve avere assolutamente. Ve le faccio vedere, guardate. Cioè, se vi piacciono, poi casomai nel canale potrei anche aprire, non lo so, una nuova serie dove vi mostro i gameplay che potrei fare con il Game Capture che ho comprato, che è questo qui. Ancora ve lo dico proprio schietto schietto, non ho avuto modo di utilizzarlo, quindi non so nemmeno se funziona. L'ho comprato di seconda mano, per quello che potevo permettermi. Questi qui comunque sono anni, anni, anni di acquisti, regali, proprio una fatica a comprare tutto questo che vedete qui. Comunque Skylander è una serie che mi è sempre piaciuta, eh. E Activision paga, paga. Ti sto facendo pubblicità, eh. È un bel gioco. Io comunque li ho platinati quasi tutti, se non mi ricordo. Cioè, non proprio platinati, però ho finito le storie di tutti i giochi. Platinarli è un po' difficile, sembrano giochi facilissimi che c'è scritto 7 più, 3 più, ma sono tutt'altro che facile. Anche perché si può scegliere anche la modalità incubo, mi pare, in alcuni capitoli della serie. Vi faccio vedere alcuni personaggi speciali, tanto per iniziare. Qua c'è Bowser in versione Dark. Questo è bellissimo. L'ho preso con l'edizione Dark per la Nintendo Wii. Mentre quest'altra figura qui di Bowser, questa che vi sto mostrando ora, questa è quella normale ed era nella versione del Nintendo 3DS. E poi Donkey Kong, cioè Kong. Sto qui, questa è nella versione della Wii U, o del Wii U come preferite. Poi anche se è uno sgorbietto, c'ho Spyro, Spiro, come lo volete chiamare. Di lui c'ho anche la versione Dark perché la davano con l'edizione Dark Edition di Swap Force. L'ho messa accanto al suo amichetto di mille avventure, Sparks, che però stranamente non l'hanno dato insieme a lui, l'hanno dato insieme a un altro Skylander che si chiama Sunburn. E poi per chi conosce The Legend of Spyro ci sarebbe anche lei, Cinder, che c'ho anche la prima edizione. È anche uno dei miei preferiti, anche se gli hanno messo una vocina veramente
fastidiosa in questo gioco. Niente, questo per ora è l'inizio. Vi faccio vedere ancora una volta la collezione perché non lo so se riuscite a vedere la vastità proprio di tutto quello che c'è. Quanti Skylander ci ho chiusi qui raggruppati per serie. Cioè, questo video non basta per farveli vedere tutti, quindi per il momento vi ho fatto un video generale. Entro oggi, se riesco, vi faccio vedere video per video tutti quelli che ho di ogni singola edizione. Cioè, per esempio, dopo di questo video potrei chiudere e aprirne un altro e farvi vedere tutti quelli che ho della prima serie di Skylander Spyro Adventure, cioè il primo gioco di Spyro, per la serie di Skylander ovviamente. Comunque, il gioco è bellissimo. Ora, io non vorrei dover fare video a vuoto che magari poi non interessano a nessuno, quindi se pensate che dovrei fare questi video, se volete vedere dei gameplay, volete soluzioni, guide dove vi spiego come andare avanti, trovare determinati oggetti che magari non riuscite a trovare. Se vi interessa da questo punto di vista, io potrei pure provare a farli questi gameplay, giusto pure per voi. Fatemi sapere sotto nei commenti se volete questi video, e casomai apro la serie di Skylander. Mi dite con quale capitolo volete che inizio, se ne avete qualcuno in particolare che preferite, o se pure volete che l'inizio proprio dal primo. Niente, per ora vi saluto qui, anche perché adesso già è abbastanza tardi per fare video, cioè non verrebbero come dovrebbero. Infatti spero che questo non sia venuto uno schifo perché già la luce sta calando. La luce che vedete è retroilluminazione della stanza. Ah, tra l'altro vi volevo dire, sti Skylander mi piacciono, questi qui del buio, perché c'hanno il teschio che è fosforescente. Cioè, al buio tu lo vedi verde, insomma, luccicante, va, le cose fosforescenti, non so se ce l'avete presente, come sono, vabbè, casomai più avanti ve lo faccio pure vedere come sono. Vabbè, in sostanza potete vedere che ho tantissimi giochi di Skylander, anche doppioni, di console pure che non posso usare, perché sì, ragazzi, io ancora non ho un Xbox One, però conto di prenderla più presto. Ci sono state pure occasioni buone, quindi ho pensato di prepararmeli, va? Cioè, alla fine c'è stato quando qualcuno l'ho pagato 20 euro, qualche altra volta li ho pagati 10, sempre nuovi poi, eh? Però non è che li ho pagati tutti così poco, eh? Alcuni mi sono costati un occhio della testa. E niente. Come l'ultimo capitolo, questo qui. Questo 70 euro l'ho pagato, eh? Non potevo proprio aspettare, già non ce la facevo più. Ce l'ho preso alla fine dell'anno scorso. Sì, a gennaio, sì, durante il mio 28esimo compleanno. Cioè, mi hanno dato dei soldi e me lo sono comprato. Però tutti sti soldi ogni volta per dei videogiochi non me la sento di spenderli. Infatti, quei 70 euro di Skylander sono i primi che spendo da tantissimi anni. Non sono tipo da spendere soldi in questa maniera. Cioè, questo è stato un caso molto isolato. Solitamente i giochi non li pago più di un 10-20 euro proprio per esagerare. Facciamo 25, va? Ma di più proprio no. E niente, avete visto più o meno la collezione di Skylanders? E conto prossimamente di farveli vedere, sempre che siate interessati. Io, al limite,
Inizierò a postare le action figures, non i gameplay per ora no. Quindi me lo dovete dire voi se vi interessa vederli o meno, perché ve l'ho detto, non mi va di pubblicare cose che poi magari non guarda nessuno. Allora io penso che Skylanders è una serie abbastanza apprezzata e amata dai bambini, quindi se li faccio principalmente, li faccio anche per farli guardare al pubblico di bambini che a cui può interessare. Cioè, interessa pure a me, ma io da parte mia già li ho giocati. E a me è bastato così. Ma ripeto, se, come ho detto prima, se volete vederli nel canale con la Vermedia che ho comprato, posso fare ottimi filmati dai videogiochi e farveli vedere. Principalmente però posso filmarli per la versione PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii U. Questi sono gli apparecchi che dice che sono supportati. Questo coso che c'ho che si chiama Vermedia. Quindi per Xbox One per ora non posso fare niente, come vi ho già detto prima. E niente, adesso vi saluto veramente. Ci vediamo al prossimo video. Forse entro stasera comunque pubblicherò altri video di altre cose. O forse inizierò anche a pubblicare i cosi di Skylander. Vabbè, adesso veramente ci salutiamo. Ciao, un saluto a chi mi segue attualmente nel canale. E ci vediamo la prossima volta. Ciao.